12 giugno 1659 la venerabile varcò la soglia del monastero. Lo fece insieme alle sue due sorelle, Anna Francesca e Antonia. La prima prese il nome di Suor Maria Serafica e la seconda quello di Suor Maria Maddalena. Suor Maria Crocifissa, nei servizi all'interno del monastero, era presente dappertutto, in cucina, nella legnaia, nel pollaio, lavava i piatti, rassettava e puliva, portava il becchime alle galline, faceva tutto con grande entusiasmo e serenità. Canti! Stai cantando in monastero, ma non ti sembra di mancare al silenzio e al raccoglimento? Proprio stamani stavo contemplando un cardellino che mi hanno donato. Mi sono sentita spontaneamente ispirata a cantare. E allora sentiamo la melodia che ne è venuta fuori. Sono davvero curioso. Mentre cantando vai per le pianure, canta e racconta a Dio le mie sciagure. Diglielo pur che il mio dolore altra cagion non ha che del suo amore. E brava Suor Maria Crocifissa, davvero commovente questa poesia con la rima. Ma adesso smettila di sognare. O come dicono di essere rapita in estasi, come un'innamorata. Quello lì, sì, quello lì di Nazareth. Ma la realtà del monastero è nuda e cruda e c'è poco da scoprire. Anzi, non c'è nulla da scoprire. No, non è così. Questa è una tentazione. In ogni consorella incontro lui, in tutto. Scopro lui.
vento vem. Quando i prati sono in fiore e nel sole il tuo calore scopre te. Il sussurro di un ruscello nelle voci del creato, uno sguardo di dolore nella forza del povertà, castità, obbedienza. Nel monastero, vivendo i voti religiosi, Suor Maria Crocifissa ha trovato il paradiso. Adesso, dopo le sorelle, anche la madre, la duchessa di Parma, è entrata in clausura. E il fratello Giuseppe Maria è diventato sacerdote. Troppo bello. Ma adesso basta! È il momento di passare all'attacco in maniera più dura e più decisa. Sorella mia, sorella mia, i tuoi servizi nel romitorio sono stati fraintesi dalle tue superiore e ritengono che tu sei di cattivo esempio alle romite. Non è giusto, non è giusto che la prefetta del romitorio e la badessa del monastero ti accusino ingiustamente. Ribellati e dimostra con decisione la tua innocenza. Ma loro mi hanno dato questo incarico, e se ora mi allontanano dal romitorio abbasso il capo e accetto in obbedienza il provvedimento disciplinare deciso contro di me. Suor Maria Crocifissa, tutte le consorelle ti ammirano e ti apprezzano. Sei un vero esempio da seguire. Passa la santa, passa la venerabile. Ognuno la riverisca, ognuno la onori. Suor Maria Maddalena, non dimentico mai
quello che nostro zio Don Carlo mi scrive. L'umiltà è il fondamento profondo e granitico di tutta la perfezione nostra cristiana e religiosa. Intanto però la tua salute è sempre più malferma. Stai perdendo ormai la vista. Come farai a leggere e a scrivere? Continuano ad arrivarti lettere di molte persone che richiedono un consiglio, un conforto. Piuttosto ci sarebbe anche una mia lettera che ti invito a firmare. Oimè! Vabbè, sì, va bene. Hai già fatto tanta carità a rispondere sempre a tutti. Ma adesso stai esagerando. E ora che tu pensi a te stessa. Non desidero la salute per gingillarmi, ma vorrei fare ancora di più per il mio amato sposo, Cristo Signore. Se si avvicina il giorno della mia morte, si faccia la sua santa volontà. E poi, tu sai chi è il modello a cui mi sono sempre riferita per fare la carità. Sì, lo so, è la Vergine Maria che si reca dalla cugina Elisabetta. Ah, non posso resistere a sentire la voce, il nome della madre di quel Nazareno. È proprio lei. La Beata Vergine Maria del Rosario, che noi chiamiamo la Colomba Rosata. Ricordi l'orazioncella che vi invito sempre a fare? Oh, Madre di Dio, io dormo, ma veglia il tuo cuore su di me, perché non inciampi il mio piede nella pietra della diabolica illusione e frode. Grida per me davanti al trono di Dio. Salva la tua serva da ogni male. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. Oh dolce Maria, veramente prudente e pia, ti amo, ti invoco, ti supplico, alma madre di Dio, oh Vergine benedetta, accoglimi oggi come tua serva, discepola e figlia, ora e nei secoli dei secoli. Ave, 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 ave il Signore.
dal suo vento, madre, non c'è più per me un'altra nuova strada se non la via che tu mi hai tracciato dentro a passi incerti cammini. E sono un nuovo aurora, sogno un nuovo destino, una più vera vita. Ave, 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 ave il Signore con te. Tutte e non riesco a spuntarla, neanche il sasso che gli ho scagliato contro ha avuto effetto, perché la sua Santa Caterina l'ha protetta. Non mi resta che giocare la mia ultima carta vincente. Fintanto che lei sta bene, tutto va bene. Ma voglio proprio vedere quando il dolore, la malattia prolungata, la morte busseranno alla sua porta. Sarà un terribile banco di prova. E allora, allora sarà la mia vittoria. In preghiera, tutti quei sacrifici nascosti e senza un momento di sosta, continuare a scrivere lettere e lettere di guida spirituale, di consolazione, di incoraggiamento a nobili, a popolani,
a religiosi, a laici. E poi la cecità progressiva, dalla quale non si riprenderà più. Questo povero corpo è come se avesse fatto una grande corsa. E ora, vicino al traguardo, sembra che corra più forte. Ma io sono un povero corpo e dinanzi al dolore dovrei fuggire. Eppure, vicino a Suor Maria Crocifissa, tutto è diverso. Nel suo sguardo, nelle sue parole, c'è una forza irresistibile che non ti permette di dirle no. Ora, nella gravità estrema della malattia, sembra che il cielo e la terra si abbraccino. È l'anno del 16 ottobre 1699. Signore, mi buone Gesù, lava con queste cinque fontane del tuo prezioso sangue l'anima mia. Ti abbraccio e ti stringo nel mio misero petto. Con te ho vissuto e con te voglio morire. Recipe me, dulcis amor, nunc et in aeternum, santus, santus, santus. Signor,
dammi le tue mani.